Nonostante l'odore di cancrena avanzata, quello degli animali morti potrebbe davvero essere il male minore nella discarica, cielo aperto scoperta dalle guardie ambientali di Angri in via Campia. Accanto a carcasse di bestie morte per chissà quale patologia, l'allarme si concentra infatti sui rifiuti in amianto. I residenti di quella zona hanno lanciato il loro grido d'aiuto, raccontando anche che l'area pare venga usata con la complicità del buio della sera e della notte per provare pezzi meccanici innestati su mezzi a due ruote. Ora, grazie alle guardie ambientali di Angri, la parola passa agli inquirenti e agli investigatori. Un cittadino di Angri ci ha chiamato e ci ha riferito che ha visto qualche animale morto e spazzatura di vario genere. E siamo arrivati qua con scarti edilizi, qualche animale morto, una pecora, animali di residui di cavalli, bruciati naturalmente, e poi abbiamo trovato anche molto amianto, quello ce ne sapevo tanto. Un abitante della zona ci ha riferito, detto da lui, che qua la sera montano, ci montano pezzi di motorini modificati e poi li provano e fanno anche le corse, le gare naturalmente, credo, per guadagnare dei soldi. Noi ora faremo un verbale che consegneremo, ne faremo presente ai vigili urbani e anche ai carabinieri. E poi avvertiremo anche l'ASL. Ci siamo imbattuti qui purtroppo in una grande discarica a cielo aperto dove abbiamo trovato materiale di ogni genere, come si può vedere rifiuti di vario genere, tra cui Eternit, materiale edilizio, anche materiale anche di automobili, pezzi di automobili smontati. Vedere? Come la fai?